Ciao a tutte, per chi non mi conosce ed è appena arrivato sul canale, visto che stiamo crescendo un pochino, io sono Ivana, ho un canale misto, cioè faccio un po' di tutto, mi piace un po' di tutto, mi occupo prevalentemente di fare la mamma, in questo periodo disoccupata, e mi piace cucinare, cucino, discretamente. Sono un'appassionata di make-up, anche se avete visto pochissimi contenuti sul tema, perché ho pochissimo tempo per truccarmi, e sono un'appassionata di cose personalizzate, quindi probabilmente i prossimi video, adesso non so quanto precisamente nel tempo, saranno incentrati sulla preparazione di cose personalizzate per il battesimo di mio figlio. In passato l'ho fatto anche per lavoro, tra mille virgolette, nel senso che ho più che altro preparato dei kit party per un servizio di animazione che poi si occupava di appunto acchittare la sala e tutto il resto. E perché no? Magari mi piacerebbe in futuro rifarlo, però vediamo un attimino, vediamo come va la ricerca del lavoro, vediamo un po' come procede la crescita di Federico, perché al momento è un bambino molto, molto, molto appiccicoso, ad alto contatto, come si dice, e quindi mi lascia pochissimo tempo per poter fare qualcosa di manuale. Per esempio, per un periodo io ho sempre fatto le unghie da sola, perché in passato ho fatto un corso di estetica dopo il liceo e ho fatto anche un corso di nail art. Ovviamente parliamo di 9 anni fa, quindi le cose sono evolute, però ho sempre avuto un buon occhio, quindi in realtà imparo molto guardando e mi sono comprata vari gel, vari kit, colori, cose, eccetera. Mi sono sempre fatte le unghie da sola. Anche questo è diventato impossibile, quindi avete visto forse in qualche video che adesso viene una mia amica a farle dopo il lavoro, perché poverina anche lei ha una vita abbastanza burrascosa. Però proprio trovare il tempo di mettermi lì 1 ora e mezza, 2 ore a fare una cosa che poi non posso mollare perché magari, che ne so, faccio un'unghia e poi la faccio dopo una settimana, non si può fare, è stato un po' complicato in questi mesi. Conto però di mettermi di impegno e di ricominciare, quindi perché no, magari portarvi anche qualche contenuto nuovo, non solo la solita vita monotona che ho fatto fino adesso. Quindi questo è un buon proposito che mi do a metà anno, perché no? Allora, quindi cominciamo oggi. In realtà video molto scialla, come si dice qui a Roma, perché semplicemente mi sono appena fatta la doccia. Ho chiuso lì la tapparella perché altrimenti la luce, insomma, veniva da dietro, era un casino. Mi sono appena fatta la doccia, mi sono asciugata i capelli, quindi dopo li piastreremo. Visto che stasera andiamo a un compleanno, ho pensato, di là ci sono i bambini che stanno buoni a giocare con il papà, io quindi ne approfitto e vi parlo un pochino di come sta andando la ricerca del lavoro, come sta andando la ricerca del catering per il battesimo, perché non so se vi avevo aggiornato anche su questo, e nel frattempo mi preparo con voi. Man mano vi faccio vedere anche i prodotti che in realtà sono sempre più o meno gli stessi, cambio raramente le cose che uso. Cominciamo però con la skincare. Io in questo periodo sto usando i prodotti di Yepoda, Yepoda o Yepoda, il The Repair Hero, che è un siero, poi il contorno occhi. E in realtà le creme le ho finite entrambe e quindi sto usando l'anti-age, è scritto in tedesco, quindi della Balea, che ho comprato a Strasburgo. Mi sto trovando bene, sinceramente. Io poi sono un soggetto allergico, quindi quando trovo una cosa che non mi crea irritazioni, per me è già vinto. Anche perché ho un tipo di pelle in realtà secco, che non ha particolarmente problemi, quindi a me basta che va a idratare un attimino e va tutto bene. Ho in realtà parecchie discromie, solamente riuscite a vederle. Scusatemi se ogni tanto guardo qui, ma ho lo specchio, questo qui, quindi non sapevo come mettere la telecamera di fronte. Ho un po' di discromie, non so se riuscite a vederle, un sacco di nei, rughette di espressione, però purtroppo quello credo che sia anche un po' genetica, perché in realtà io sono una che si è sempre curata tantissimo. Veramente forse uso la crema antirughe da quando avevo 20 anni, non scherzo. E niente, allora aggiorniamoci un pochino, facciamo questo video super chiacchiericcio.
Innanzitutto comincerei dal catering. Allora, abbiamo trovato finalmente un catering per la sala che abbiamo fittato per il battesimo, perché alla fine abbiamo scelto appunto questa sala privata. È un grandissimo giardino con piscina e anche una sala tutta in vetro, quindi in base al tempo possiamo scegliere se farlo fuori o se farlo dentro. In realtà la mia idea è quella di fare un aperitivo e un antipasto a bordo piscina. E poi in base al tempo, vediamo un attimino. Insomma, vabbè, la mia idea era quella, fare tutto fuori, perché mentre con Alice c'erano pochissimi bambini e quindi non c'era particolarmente bisogno di uno spazio apposito per loro, questa volta invece siamo tanti, saranno una decina di bambini abbondanti, tutti fascia 2, 3, 4, 5 anni, quindi bambini che non possono stare tutto il giorno sedete al tavolo, cioè impensabile, anche per i genitori stessi è una cosa abbastanza, come si dice, pesante da leggere, perché poi non sai più che inventarti dopo una giornata. Quindi avevo pensato, invece di andare nel solito ristorante, dove appunto c'è un limite massimo anche di spostamenti per lo spazio, di andare in una sala. Noi avevamo fittato questa sala un po' di tempo fa e ci siamo trovati bene, devo dire la verità. Nel frattempo uso il Good Grip di Shiglen come primer. Ci siamo trovati bene perché l'avevo fittata per un Ferragosto, è una villa privata chiusa con un cancello, quindi in realtà i bambini non possono andare da nessuna parte. E quindi ho detto a Fabio, insomma, perché no? Andiamo a vedere insomma, quanto ci chiede anche. In realtà il prezzo è abbordabile, siamo poco sotto i 1000 euro per l'affitto dall'1 alle 7 più o meno. E lì poi è partito la parte più difficile, quindi la ricerca del catering. Abbiamo sentito un po' di catering, che poi ho un appunto su questa cosa dei catering. Allora, la villa stessa ci ha suggerito i catering con cui collabora, quindi ci ha dato un menu dicendomi, adesso faccio proprio un'ipotesi, questo menu fatto così, 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 così viene tot a persona. Io quindi ho chiamato il catering che più rispondeva alle mie esigenze allora, una cosa che mi ha dato molto fastidio è che questa persona continuasse a chiamarmi, nonostante io dicessi, ok, ci siamo sentite telefonicamente, ci siamo dette quello che ci dovevamo dire, che ne so, io l'antipasto invece di mettere la forma di parmigiano vorrei la trecciona, quindi insomma ci siamo fatti degli appunti di come mi sarebbe piaciuto modificare il menù. E poi ho detto, perfetto, una volta che ci siamo dette tutto, mandami per iscritto quello che ci siamo detto. Quindi mi fai un prezzo e mi dici anche per iscritto questo prezzo perché cos'è. Quindi questa persona continuava a chiamarmi, sia per dirmi il prezzo che poi si è rivelato circa un 2000 euro in più rispetto a quello che ci ha detto la villa. Sono tanti, ragazzi, cioè nel senso 2000 euro sono tanti. Anche perché noi partiamo da un numero di invitati abbastanza elevato, saremo adesso numero più, numero meno, una settantina, quindi capite bene che 2000 euro in più rispetto al budget che ci eravamo posti per 70 persone e ogni catering che abbiamo cercato non aveva mai un prezzo inferiore ai 60 euro a persona. Quindi per farvi un'idea di quanto è elevata la spesa. Quindi ho detto no, allora senti, mi devi mandare per iscritto quello che ci stiamo dicendo, cioè mi devi giustificare tu questi soldi, perché tu mi puoi pure dire al telefono, io poi ti faccio anche questo, ti faccio anche quello, ti posso mettere questo, ti posso mettere quello, ma tu mi devi dire per iscritto quanto cambia a livello di prezzo. Niente, questo messaggio non arrivava mai, quindi ho sentito anche altri catering che addirittura mi hanno chiamata. E mi hanno detto sì, adesso ti mandiamo per email quello che ci siamo detti, anche lì spariti, fino a che ho trovato un catering per i fatti miei, ecco, diciamo la verità, ho trovato questo catering su un gruppo di mamme al lavoro, che non so se conoscete perché in realtà è un gruppo che vanta veramente tantissimi iscritti, dove appunto ci sono per lo più donne imprenditrici che mettono il loro servizio su questo gruppo per farsi conoscere ed effettivamente per me è stato comodissimo perché ho conosciuto quello che sarà il nostro catering, magari ve ne parlerò dopo il battesimo per evitare figuracce perché magari non ci troviamo bene, non lo so, mi ha fatto un'ottima impressione, devo dire la verità, e, anche perché questo catering ovviamente mi porterà tutto,
Quindi mentre già, per esempio, il catering di cui parlavamo prima mi ha detto, no, magari per i bambini mettiamo tutto di carta. Allora, ci sta, io posso anche capire, però siamo in un battesimo, non è un compleanno, non è una festa di compleanno che tu mi metti piatti e bicchieri di carta, anche perché con i bambini a maggior ragione vola tutto, cioè ma non si può fare, cadono bicchieri, no, quindi poco professionale anche secondo me, oltre che uno spreco assurdo, perché voglio dire, quante cose di carta dovevi mettere per tutti questi bambini, e invece queste qua comunque mi hanno detto che portano tutto a tema, addirittura mi mettono il centro tavola, che poi preparerò io perché ho deciso di farlo a tema, però comunque me lo sistemeranno loro, e mi hanno chiesto anche di scegliere il colore del tovagliato, io quindi ho scelto tutto bianco, in realtà con dei tovaglioli credo sia un taupe più o meno, comunque quasi un marrone, o un marrone proprio. Questa cosa sinceramente non me la ricordo bene. Comunque ho scelto dei colori che si avvicinassero molto al tema che ho scelto per il battesimo. Niente, mi sono sembrati molto più professionali. Hanno aggiunto cose che gli altri catering non avevano, hanno modificato e mi hanno rimandato il preventivo in base alle mie modifiche. Per esempio, io ho scelto di togliere la torta nel servizio catering e di mettere la Macedonia, perché semplicemente c'è una mia amica che come regalo ci organizzerà l'angolo dolci. Di conseguenza, in realtà una torta vera e propria non mi interessava, e ho preferito fare così. E quindi niente, in realtà la ricerca del catering quindi si è conclusa positivamente. Adesso andremo giusto a controllare un giorno insieme come la situazione sole, per cercare di capire se c'è bisogno anche di mettere come si chiamano, dei gazebi, degli ombrelloni sui tavoli, perché abbiamo scelto questi tavoli tondi da 10 persone a tavolo, però è tutta una pineta, non sappiamo com'è la situazione a ora di pranzo, dobbiamo organizzare. Poi abbiamo deciso per l'allestimento, quindi per l'angolo foto con torta finta che farò io su questo canale, quindi come si dice, stay tuned. Nel frattempo interrompo un attimino perché avete visto che ho messo l'Anti-Age di Maybelline come correttore e come fondotinta faccio un misto. Sono entrambi di Shiglam. Uno è il Matte Foundation e l'altro è l'Hydrating Foundation di due colorazioni diverse, il Nude e il Fair. E le mischio, faccio un pump e un pump di questa. La colorazione è perfetta e anche la durata e l'idratazione perfetta. Io mi trovo benissimo così e quindi continuiamo così. E stavo dicendo, allora niente, quindi abbiamo trovato la ragazza che ci verrà a fare l'allestimento per la torta. Lei si occuperà di fare praticamente lo sfondo con le alzatine, qualche palloncino e io farò tutto il resto. Per una questione di tempo, sinceramente, non sapevo come organizzarmi per fare pure quello. Abbiamo trovato le bomboniere che saranno fatte in un agriturismo carinissimo che fa praticamente tutte cose personalizzate con i loro prodotti, quindi è una cosa che mi è piaciuta tantissimo e ho deciso di fare una cosa carina, secondo me anche sfruttabile. Poi cosa abbiamo fatto? Allora, avete visto che ho trovato il vestito, ma in realtà non sono più convinta, tant'è che ho pensato di ordinarne un altro e quindi magari vi farò vedere anche quello per mettervi un attimino a confronto e cercare di capire, perché più passa il tempo, più penso che forse non è l'abito adatto, non lo so, vediamo un attimino. I bambini, vabbè, hanno già tutto. Abbiamo contattato un servizio di animazione, perché ho pensato che quella giornata sarebbe carino. Allora, io sono una che non ama fotografo, eccetera, quindi in realtà non ci sarà un fotografo al battesimo, così come non c'è stato per Alice, però abbiamo pensato di mettere un servizio animazione. Perché? Perché i bambini è giusto che si divertano e è anche giusto che i genitori si rilassino. Quindi ho pensato di fare questo tavolo di bambini e metterci una o due ragazze che intrattengano e controllino i bimbi tutto il giorno. Questa ragazza però ancora non mi ha dato risposta, quindi in realtà ancora non sappiamo se lei sarà disponibile, in caso comunque abbiamo ancora un mesetto e mezzo per cercare qualcun altro. Ho ordinato i segnaposti, quelli li ho trovati,
dovrò giusto creare poi in realtà un'etichetta personalizzata, però in realtà niente di complicato. Gli inviti sono stati fatti, li avevo già visti e ho deciso di mandarli telematicamente, visto che sono tutte persone che hanno comunque i social, WhatsApp, eccetera. Mi sono detta, ma perché? Cioè, perché devo sprecare soldi per un invito cartaceo? Anche perché la maggior parte delle persone non vive praticamente nemmeno qui, quindi è proprio uno spreco di soldi. Anche l'invito poi lo sappiamo tutti che fine fa. Per Alice l'ho fatto cartaceo, però sinceramente non ne vedo proprio il motivo, la necessità. Per gli occhi, cosa andiamo a usare? Allora, non so se ve la ricordate, cioè questa palette penso risale a tantissimi anni fa, non c'è una data, quindi non vi so dire precisamente, ma credo 2018-2019, quando uscì la collaborazione delle palette Morphe by Jaclyn. Ho scelto, quale abbiamo preso questa volta? Abbiamo preso la Blink Boss. In queste colorazioni, io l'ho usata tantissimo questa palette. Infatti, oggi cercando nei trucchi ho detto: ma perché no? Ma tiriamola fuori, facciamo un tocchino, tanto niente di esagerato, niente di che. E niente, in realtà penso che con l'aggiornamento battesimo abbiamo finito, anche perché poi nei prossimi giorni cercheremo appunto di creare questi contenuti per portare un po' avanti il lavoro, anche perché non mi posso ridurre all'ultimo come sempre. E che cosa, qual è la novità? Allora, le novità sono che Federico ha iniziato a mangiare. Questo significa che io posso cominciare a sentirmi un attimino più libera, perché anche il seno stiamo cercando di lasciarlo per i riposini al momento. O se proprio magari, che ne so, siamo fuori, non sono riuscita a preparare niente, la io il seno come pasto, però in realtà stiamo cercando proprio di organizzarci per allontanare un pochino la tetta. Non voglio toglierla così drasticamente all'improvviso per non creare traumi, però voglio cercare di dare una mollata, ecco. E di conseguenza, appena ho cominciato a mangiare un po' di più, ho cominciato a mandare anche curriculum per posti di lavoro un pochino più impegnativi, quindi che ne so, magazzini full time, eccetera. Uno di questi mi era stato consigliato in realtà da una mamma dell'asilo di Alice. Però devo essere onesta, non mi hanno richiamata. O in realtà com'è andata? Mi hanno chiamata e io ho trovato questa chiamata, ho richiamato e mi hanno attaccato il telefono in faccia. Una volta che ho detto, insomma, mi sono presentata al telefono, mi hanno rimbalzata prima tra un ufficio e l'altro e poi niente. Quindi probabilmente forse non serviva più e volevano evitarsi la noia di dirlo. Non lo so, io non lo so perché la gente fa queste cose, non me lo spiegherò mai. Però vabbè, è andata così. Ho mandato poi un altro curriculum in realtà a un'agenzia immobiliare della zona, però anche lì niente. Praticamente ho fatto un colloquio dove mi hanno fatto fare un test, credo sia un test attitudinale, non lo so, un test psicologico diverso da quello in realtà che ho fatto l'altra volta, quello che mi hanno mandato via email, che una di voi ovviamente mi ha consigliato di denunciare, perché effettivamente era una cosa allucinante. C'erano scritte cose allucinanti, ragazzi, in quel test, l'ho già detto. C'è roba tipo quante mangi regolarmente i pasti, cioè proprio cose che non stanno in cielo e in terra. Invece questa volta nel test c'erano scritte cose tipo come reagisci a lavoro di squadra o cose del genere, ecco. Però anche qui in realtà dopo il test probabilmente sono risultata non idonea, perché mi hanno poi proposto di, io in tutto ciò questo era un posto come segretaria, quindi ma che abilità servono per stare sedute e prendere appuntamenti con un agente immobiliare? Cioè, se io devo stare seduta e dirti ok, vuoi un appuntamento per vedere questo immobile, la persona che se ne occupa, Francesco Pio Pasquale, è disponibile giovedì e martedì. A quanto pare è una cosa difficilissima da fare e serve una preparazione che io non ho. Quindi niente, mi hanno proposto eventualmente, se fossi interessata a diventare agente immobiliare, che sappiamo che è un contratto totalmente diverso, non mi interessa sinceramente, non mi interessa proprio. E quindi ho detto di no ed è finita così. Anche perché io già ho, non so se ne ho parlato già su questo canale, ma ho avuto in passato
un'enorme fregatura, lavorativamente parlando, perché mi ero licenziata, avevo dato le dimissioni dal lavoro che facevo come guardia notturna, notturna in realtà su turni, perché un agente, credo siano sempre agenti, comunque si occupava questo signore di assicurazioni auto, moto, sulla vita, insomma, a 360 gradi. Un nostro amico aveva fatto l'assicurazione da lui e aveva sentito che appunto questa persona era alla ricerca di personale. Ovviamente, quando questo qua cominciava a parlare dicendo cerco una persona brava con la tecnologia, che comunque sappia parlare con il pubblico, eccetera, eccetera, questa persona, questo nostro amico, ha detto guarda, io conosco questa ragazza che in realtà cerca un lavoro per avvicinarsi un pochino a casa, se vuoi la faccio venire così te la presento, ne parlate, eccetera. E così ho fatto, ho fatto un colloquio con questo signore, non nominerò per privacy perché non sia mai Dio, e ho fatto un colloquio, il colloquio è andato benissimo, quindi sono piaciuta tantissimo, eravamo già rimasti che lui mi ha detto guarda facciamo una cosa, non ti licenziare adesso, aspetta che ti scade il contratto e non accettare il rinnovo. Io praticamente così ho fatto, non ho accettato il rinnovo del contratto e dovevamo cominciare a settembre. Io poi ad agosto ho avuto un brutto incidente, quindi in realtà poi mi sono messa un po' in malattia, il contratto è finito, io sono rimasta a casa, lo contatto per dirgli guarda, ok, io sono disponibile, sono pronta, che dobbiamo fare? E lui comincia a sparire, praticamente. Sparisce lì per lì, poi mi ricontatta, sì, guarda, non ti preoccupare, ci sentiamo tra un po' di giorni, devi fare prima un corso perché praticamente devi essere, io adesso non so perché non mi sono informata dopo questa vicenda, però praticamente lui mi diceva che io dovevo avere questo titolo per poter firmare le assicurazioni. E io dicevo, bah, mi sembra strano, nel senso io sto venendo a lavorare, è la prima volta che faccio un lavoro del genere, mi dai questa responsabilità, però ovviamente il lavoro è il lavoro, ragazzi, io ho detto sì, va bene, faccio tutti i corsi che vuoi, non ci sono problemi. Quindi lui già mi ha dato la piattaforma, mi ha detto di studiare tot cose per fare questo corso che mi avrebbe pagato lui, eccetera, eccetera. E tutto procede bene in realtà. Passano un po' di mesi, questo non si faceva sentire, quindi ho cominciato ad essere un po' insistente della serie, che dobbiamo fare? Cioè, se non sei più interessato, fammi sapere perché io sto a casa, altrimenti mi trovo un altro lavoro, semplicemente, non c'è niente di male se hai cambiato idea. E questo qui, insomma, mi rimbalza per un po' di mesi, un po' troppi per i miei gusti, quindi parliamo che da settembre a dicembre sono stata a casa così, senza stipendio, anche poco furba perché non sapevo nemmeno io potessi prendermi la NASPI, insomma, vabbè, un po' così. E niente, arriva il giorno in cui, io mi compro una nuova auto, mi ho fatto metà io e mio padre, mi ha aiutato lui. Perché comunque mi serviva una macchina per andare a lavorare, la mia era stata rottamata perché totalmente distrutta. Quindi cosa faccio? Prendo la palla al balzo e dico facciamo una cosa, vado a farla da lui l'assicurazione, così magari smuovo anche un pochino la situazione. Lui in realtà lì per lì mi fa questo preventivo, mi dice guarda, non mi sono dimenticata di te, non ti preoccupare. Ci sentiamo nei prossimi giorni, eccetera, eccetera. Cosa succede? Dopo Natale, patatrac, praticamente scopriamo che questo mio amico che aveva fatto l'assicurazione da lui, in realtà era scoperto. Quindi queste assicurazioni che lui faceva erano delle assicurazioni fasulle, lui si prendeva i soldi e poi non ti faceva l'assicurazione. Questo mio amico l'ha scoperto praticamente facendo un controllo banalissimo su un'applicazione su internet. E nei mesi successivi ci sono stati problemi, quindi persone che hanno fatto degli incidenti non coperte dalle assicurazioni perché appunto l'hanno scoperto così. E quindi niente, in realtà mi sono salvata. Mi sono proprio salvata in extremis perché se avessi firmato io con le assicurazioni, ovviamente sarei stata io quella colpevole comunque. E invece nella sfortuna mi è andata bene perché questa persona poi ovviamente è sparita, ha cambiato proprio posizione, giustamente anche perché voglio dire.
devi solo sparire quando fai questo tipo di imbrogli e quindi niente. Di conseguenza io già traumatizzata da questa vicenda, adesso ci vado con i piedi di piombo proprio, però è più difficile di quello che pensassi, perché tutte le posizioni lavorative sembrano sempre che cercano personale urgentemente e poi puntualmente non richiamano o comunque temporeggiano. A me questo temporeggiare mi dà abbastanza fastidio perché o hai bisogno o non hai bisogno, anche perché io non è che mi candido per posizioni chissà quanto importanti. Non vi ho detto che cosa ho usato come cifra la close up di Nabla, colazione light con il powder puff, e non è che io mi candidi per posizioni da laureata, ovviamente non lo sono, mi accontento di fare cose normalissime che posso fare con il mio diploma, ecco, però puntualmente poi è veramente frustrante questa situazione. Voglio provare, visto che io non metto la cifra su questa zona, a usare, questo me l'ha regalato Eleonora, ed è praticamente il Pixie On The Glow Bronze, sarebbe praticamente un blush in crema, non c'è una colorazione. No, non c'è. Comunque la colorazione è questa, un po' pescatina. Quindi vediamo un po'. Secondo me fa anche un po' da terra. Molto molto leggero comunque, sì. E nel frattempo ho mandato anche un po' di candidature come call center, anche perché in realtà non mi dispiacerebbe fare un lavoro del genere, solo che i ragazzi sono i contratti sono vergognosi, vergognosi, cioè sono questi contratti da 4-5 euro l'ora, dove praticamente fai un full time per guadagnare 600 euro, se tutto va bene. Quindi dicevo, fare sinceramente un full time per poi guadagnare due soldi non mi conviene, ma semplicemente, no, allora, non perché io sia una viziatella, anche perché non so se ve l'ho detto negli scorsi video, ma che praticamente non ho mai avuto uno stipendio più alto di 1000 euro. 1000 euro lavorando di notte da Amazon, tutti i miei altri stipendi erano, si aggiravano sempre intorno ai 600-700 euro massimo, quindi in realtà niente di che, non sono una viziatella da questo punto di vista. Il problema è che per Alice abbiamo faticato tantissimo per il nido, nonostante ci fossero stati vari bonus. Andiamo a mettere come blush questo qui è della Bella Oggi, la colorazione Corallo 02, diciamo così, come le vere influencer, mai usato, cioè praticamente nuovo. Dicevo, avevo faticato tantissimo, ci siamo veramente scannati per poter pagare questo nido, perché era veramente alta come retta, però io avevo già un lavoro, quindi in realtà, mamma mia, è scriventissimo, in realtà andava bene perché io mi sarei mantenuta il mio posto di lavoro, la bambina sarebbe cresciuta, è andata come è successo poi al comunale. Il problema è che con Federico io non ho un lavoro, quindi già dalla palette, questa qui del bronzer di Mulac, questa qui, la faccio un leggero contour. Con Federico non avendo un lavoro, sinceramente mi sembra uno spreco di soldi andare a lavorare per 600 euro e spenderne 4,50 di nido, e questa è la verità. Quindi vorrei trovare uno stipendio adeguato, perché altrimenti mi conviene restare a casa e risparmiarne quei soldi. Anche perché per quanto sì, tutti dicono sì, c'è il bonus nido, va benissimo, c'è il bonus nido, ma tu questi soldi li devi anticipare. Ci sono mesi in cui praticamente il bonus non arriva, che ne so, partite a gennaio, rinnovi, se il bonus arriva verso aprile, quindi tu gennaio, febbraio, marzo, aprile devi anticiparli e parliamo di 2000 euro. Non lavorando non vedo il senso, anche perché io ho fatto la richiesta per quello comunale, ma so già che ho un punteggio bassissimo perché ovviamente non lavoro. E questa è una cosa che non ha senso per quanto mi riguarda, perché se io non lavoro ma te lo mando al nido, probabilmente, forse non tutti, però nel 90% dei casi si suppone che io voglia trovarmi lavoro, ma se tu non me lo prendi al nido io non lo posso trovare un lavoro. Non ha completamente senso. Come illuminante andiamo a usare l'Anastasia. Andiamo. No, no, ragazzi.
Alice, cioè vi faccio vedere in che condizioni. Dobbiamo fare? Non fare niente. Villa bellissimo, cioè stupendo. Vabbè, però niente, la verità è che non ci possiamo fare niente. Vediamo un attimino. Abbiamo detto con Fabrizio ci diamo tempo fino a settembre e poi vedremo un attimino come cercare di risolvere questa situazione. Più che altro perché veramente il mutuo è diventato insostenibile. Non so i vostri, o se siete stati tutti più furbi di noi, perché noi in realtà all'epoca si sono proprio rifiutati di darci il mutuo fisso. Ci hanno detto che se volevamo soltanto quello variabile, ovviamente noi volevamo, e adesso paghiamo praticamente da 500 a 850 euro al mese. 300 euro in più sono tantissimi, tantissimi si sentono, soprattutto senza uno stipendio, però non mi voglio abbattere, troveremo la soluzione. Ho tirato su le sopracciglia con il Shaping Wax Highbrow di Shiglam, questo qui, che è semplicemente una cera, in realtà ne nemmeno particolarmente forte, devo dire la verità, perché è abbastanza modellabile comunque, però le pettina molto molto bene. E niente, queste sono le novità più consistenti, niente di che, non ho grandissime cose da raccontarvi purtroppo. In realtà mi dispiace perché vorrei tanto arrivasse il giorno in cui io possa dirvi che ho trovato un lavoro. Sta diventando più difficile di quello che ricordavo, anche perché quando dopo il casino che successe con l'assicurazione, in realtà io ci ho messo un po' per trovare lavoro, ho fatto un po' di colloqui come babysitter perché poi avevo pensato, vabbè dai, facciamo così, vado intanto a mettere il climax di NARS, il climax extreme. E mi ero detta, vabbè, facciamo così, mi trovo un lavoro come babysitter perché comunque mi ero sposata e no, mi stavo sposando, sì, perché poi iniziamo nel 2019 e mi stavo per sposare, dico, magari è un lavoro conciliabile con il matrimonio, eventuali figli, eccetera. E quindi ho cominciato a fare un po' di colloqui per appunto trovare una famiglia con cui lavorare. Ne ho fatti vari, una mi ricordo ancora che io poi ad ogni colloquio con i bambini sono sempre andata con un pensierino, questa famiglia praticamente lei è carinissima, solo che appena arrivo c'è la nonna. Praticamente questa mamma mi dice, no guarda l'unica cosa, te lo dico già, lavorerai con la nonna, che per carità in realtà nessun problema, se non che questa tizia era angosciante, era proprio un'angoscia. Perché non mi lasciava praticamente toccare il bambino, quindi nel giorno di prova è stato un incubo anche, io ho detto no guarda mi dispiace tantissimo, ma non va per me, non si può fare, anche perché io devo poter avere libertà di giocare come dico io, di dare anche delle regole, perché la babysitter non è un parcheggio ragazze, come abbiamo detto anche nello scorso video, devi in qualche modo anche dare delle regole, ascoltare e assecondare le regole dei genitori, ma se c'è un nonno che sta lì tutto il tempo non è proprio fattibile, non si può fare. E quindi niente, effettivamente non è andata bene quella volta. Allora, dalla iconica un po' sporca voglio prendere due glitterini, che non lo vedo abbastanza brillante questo trucco. Quale andiamo a mettere? Che ne so, andiamo a mettere Naomi. Allora, off camera ho applicato Isabel e Diana. Vi faccio vedere un attimino. Sono praticamente questo qui. E come punto luce qui Diana. Io muoio dalla voglia di fare un trucco con Audrey. L'ho fatto in passato, bellissimo, però sono un po' impegnativo come trucco. E stavo dicendo, vabbè sì, insomma, che non andava per me, non mi piaceva il fatto di dover lavorare con una persona che stesse lì a controllarmi, perché poi, ripeto, io non ho nessun problema con il fatto di essere controllata, perché
Io stessa non lascerei mai i miei figli a una persona di cui non mi fido, però appunto devi fidarti di me, del mio metodo. Tant'è che poi, poco tempo dopo, ho trovato la famiglia per cui ho lavorato tantissimi anni, ma con la quale purtroppo adesso non riusciamo più ad accordarci. Abbiamo esigenze diverse. Giustamente, adesso le bambine sono cresciute dopo 5 anni, hanno anche tantissimi impegni, tantissime cose da fare. E io, con due bambini, capisco benissimo, assolutamente non giudico, perché capisco benissimo che sono poco affidabile, è la verità. Questa è di Betty. Sì, andiamo a fare un leggero contorno. E questa, ragazze. Questi sono gli aggiornamenti. In realtà ho mandato ancora qualche curriculum, però non mi hanno risposto. Sento Federico piangere. Io ho queste labbra comunque secchissime, veramente secche, secche, secche. Nonostante metta balsami, eccetera, non si trova proprio la soluzione. Allora, cosa vado ad applicare? Anche questo l'ho rubato nella Pick Up Collection di Leonora, ed è praticamente il Rule Breaker. Sarebbe questo, non so nemmeno come definirlo. È un rossetto cremoso, come se fosse un balsamo labbra. Ecco, non so se il colore è totalmente diverso adesso. Vediamo se riusciamo a sistemare. Aspetta, finisco di metterlo. Allora, il colore è leggermente diverso da quello che c'è nello stick, però ci siamo più o meno. Adesso andiamo a sistemare i capelli. Allora, facciamo un attimino un cheek makeup, si dice così. Quindi sono molto soddisfatta della base, mi piace tantissimo. Secondo me questo fondotinta è perfetto. Sugli occhi mi rendo conto di essermi fissata con questi colori un po' vinaccia da quando ho fatto come si chiama? Il test dell'almocromia, sono andata in fissa, ragazzi, proprio in fissa. Quindi vediamo se indovinate che stagione sono. Secondo me potete indovinarlo. Anche perché sono la stessa stagione di una famosissima youtuber che ha più o meno i miei stessi colori, però. 1 milione di follower, forse, non lo so. E niente, aspettiamo che si riscaldi un attimino la piastra. E io uso questa qui, che è la Imetec, quella che pubblicizzò Belen ai tempi, che ha qui anche il serbatoio dell'acqua, ma non l'ho mai usato, sinceramente. Prendiamo anche il pettinino e poi andiamo a fare anche un. Poi magari vi faccio vedere anche come sono vestita. Mi vengono cose nell'occhio, scomodissime. Ok, già si è riscaldata, perché niente, lampeggia quando si ferma la luce, significa che è calda. Quindi la cosa buona è che ovviamente si riscalda veramente la velocità della luce. Io vado a creare delle sezioni. Ah, ultimo argomento che volevo trattare, che volevo dire. Nell'ultimo video, sicuramente la maggior parte di voi la conoscerà già, perché è di casa, sotto i video di altre ragazze, soprattutto di Leonora, credo. È arrivata anche qui Chiara. Allora, Chiara, ti sei risentita quando sotto il commento "due acciughe" io ti ho risposto che ti aspettavo con ansia? In realtà il discorso è che io non sono una di quelle ragazze grasse che si arrabbia perché la gente lo fa notare, perché assolutamente nel momento in cui io rendo pubblico il mio peso, il mio corpo, ci sta, tutte giudichiamo, tutte facciamo delle osservazioni, ecco, chi sulla sanità mentale, chi sul fisico, però diciamo che a tutti è capitato di fare delle osservazioni su altre persone.
Il discorso è che veramente delle volte è come se voi non vi rendate conto. Ovviamente io adesso parlo al plurale, ma mi riferisco solo alle persone che non hanno tatto, però sembra come se noi viviamo in una casa di specchi di legno. Cioè, questa è la verità. Cioè, io mi guardo allo specchio, io mi peso tutti i giorni, più volte al giorno anche, vorrei dire, anche che c'è questa... ci sarà tanta gente come me che ha questo problema. So benissimo quanto peso, so benissimo com'è il mio fisico, so benissimo che ho le braccia flaccide. Io stessa non vedo l'ora di fare la ricostruttiva, ma al momento non è possibile perché ho dei bambini piccoli. Ovviamente c'è, cioè, magari tanta gente che al mio posto l'avrebbe già fatta, fregandosene benissimo. Per me la priorità ovviamente è prendermi cura dei miei figli, farlo nel modo migliore possibile, e stando allettata praticamente un mese senza poter chiudere le braccia, non è fattibile. Non voglio nemmeno sacrificare la gente che mi sta intorno per una mia scelta, perché per quanto sia una libera scelta, io lo dico sempre, bisogna sempre valutare il contesto. Quindi se io devo imprigionare mia suocera per un mese a casa mia a portare i bambini a scuola, a lavare, servire, cucinare, per quanto cucinare pure lo faccio già tutti i giorni, per me sinceramente non è la scelta giusta, non si può fare. Quando potrò farlo, senza rompere le scatole a chiunque, lo farò. E quindi il discorso è questo: non posso credere che la gente nel 2024 ancora non filtri quello che pensa. Per quanto sia giustissimo e sia legittimo dire quello che si pensa, perché siamo sui social, perché rendiamo pubblica la nostra vita, c'è sempre modo e modo. C'è stata una piccola interruzione. Dicevo, come è legittimo appunto dire quello che si pensa, dovete anche un attimino capire chi avete davanti. Ora, a me sinceramente non interessa, sono la prima che ha reso appunto pubblico un percorso nutrizionale. Vi ho resi partecipi del fatto che ho... Ah, mi sono bruciata. Dicevo, vi ho reso partecipi del fatto che ho avuto un intervento di chirurgia bariatrica, e quindi ci sta, mi aspetto che voi facciate delle osservazioni su come mangio, sul mio fisico, sui miglioramenti, eventualmente sul fatto che io possa in futuro magari ingrassare. Quindi niente, vi chiedo soltanto di essere rispettose, nel senso, se voi sapete che una persona ci rimane male, non lo fate. Semplicemente questo, perché ognuno ha il suo carattere. Io sinceramente me ne frego, passatemi il termine, non mi scalfisce, anzi mi fa sorridere l'accanimento della gente, semplicemente perché se tu me lo dici una volta io dico mannaggia, però effettivamente forse non è che sei molto più grassa di quella che mi vedo, o sono più grassa di quello che vedo nello specchio, perché effettivamente delle volte poi la percezione, io per esempio ho sempre detto che anche quando pesavo 150 kg mi guardavo nello specchio, mi sentivo figa. Ragazzi, io mettevo il bikini, mettevo le gonne, mi sentivo bella comunque. Quindi la mia percezione del mio fisico era diversa da quella che era sicuramente in realtà. Adesso riguardando le foto e i video dico: ma dove la trovavo tutta questa autostima? Però c'è tanta gente che invece non ha la stessa percezione del proprio fisico, non si piace, magari è ingrassata dopo un parto, dopo una delusione d'amore, dopo dei problemi di salute, e sinceramente andare sotto i video a scrivere sempre la stessa cosa, anche basta. Basta commentare con giudizi sul fisico, basta andare sotto i video delle donne a dire... che ne so, sei una mantenuta, non sei una mantenuta, vai a lavorare, eccetera, eccetera, e basta soprattutto giudicare come cresciamo i nostri figli. E ripeto, parlo sempre di quelle persone che hanno sempre da ridire. Non è il nostro caso, perché grazie a Dio, ma a parte questa breve parentesi di Chiara, in realtà tutte le altre ragazze e signore che mi seguono sono gentilissime, carinissime, mi danno sempre un sacco di consigli. Tant'è che seguendo dei consigli che una di voi mi ha scritto in privato, sono riuscita anche a
svezzare Federico e tante di voi vivono la mia stessa situazione, quindi in realtà il bello dei social è anche trovare persone che ti dicono guarda, ti capisco, una ragazza mi ha scritto io ho il bimbo un po' più grande del tuo, non dormo da mesi, sta sempre attaccato, vuole sempre il seno, non riesco a svezzarlo, ti capisco, so quello che stai passando, per una mamma è tanto. Perché ci sono questi periodi in cui ci sentiamo delle fallite, che non sono state capaci di togliere il seno, che non sono state capaci di, non lo so, svezzare il proprio bambino, non è bello. Quindi un pochino più di empatia, solo questo. Dovrebbe essere scontato, a quanto pare non lo è. C'è ancora gente che si prende il diritto di decidere come gli altri devono vivere la loro vita, come gli altri devono crescere i propri figli, di come gli altri, come se fossimo tutti dei copia e incolla e dovessimo fare tutte le stesse cose per stare bene ed essere felici. Come dicevamo ieri nella live, non so se qualcuno di voi c'è stato, non c'è scritto da nessuna parte che una donna per essere felice deve essere sposata. Con figli, cioè non c'è scritto niente da nessuna parte, ognuno ha un'idea della propria vita, della propria felicità ed è giusto che faccia quello che lo fa stare bene. A me, per esempio, piace l'idea di avere una famiglia, mi è sempre piaciuta, l'ho creata perché la volevo. Mi aspettavo sicuramente che le cose andassero diversamente dal punto di vista lavorativo, non mi aspettavo scoppiasse il Covid, non mi aspettavo di vivere la mia gravidanza reclusa in casa senza la vicinanza di tutti i miei parenti, non mi aspettavo di fare un battesimo con le mascherine, non mi aspettavo di vivere un disagio economico post-guerra, di essere, di non lavorare dopo la seconda gravidanza, insomma, anche perché quando poi è arrivato Federico, io lavoravo. Insomma, ho lavorato anche con Alice, nessuno mi ha licenziata quando sono rimasta incinta di Alice, quindi diciamo anche la verità, sono successe cose non per mia scelta personale e di conseguenza la vita è imprevedibile. Io potrei fra 10 anni ripesare 150 kg, mi aspetto che nessuno di voi venga a dirmi, però sei una ghiattona, perché lo saprò già da sola. E niente, questo sproloquio insensato, magari, per dirvi che dovete essere gentili, dovete essere sempre gentili perché è vero che nessuno sa cosa sta passando l'altro. E magari sui social si sorride, si fa finta di niente e poi si passano giornate a piangere per un commento scritto così a caso, magari in un momento di rabbia o di frustrazione personale. Quindi contenetevi. E niente, vi ringrazio per aver visto il mio video come sempre, sono veramente molto riconoscente a ognuna di voi, a chi passa del tempo a commentare, a chi mi scrive in privato, chi mi chiede insomma novità, chi si ricorda cose che ho detto e poi appunto viene a interessarsi per sapere com'è andata. Sono grata a ognuna, lo ripeto, sarò ripetitiva, l'ho detto forse già in tantissimi video, però ci tengo a ringraziarvi. Vi aspetto quindi al prossimo video e un bacione. Ciao!